Gentili telespettatori di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre, continuiamo con le nostre interviste in ambito di questa eccezionale manifestazione Cambio Vita che si tiene appunto qua presso l'Etna Fiere. E ci piace così intervistare il dottor Riccardo Lo Iacono, farmacista, il quale ci darà qualche spunto di riflessione su quelli che appunto oggi possono essere definiti i veleni del terzo millennio. Sì, prego. Proprio quest'anno, nel 2017, ho iniziato una campagna di informazione dal titolo proprio Cibo e farmaci, i veleni del terzo millennio. Per quale motivo ho deciso di parlare proprio di questo? Perché proprio rifacendomi alla lingua greca, farmacon significa veleno. Nel mese di settembre sono stato ospite di Marco Sarandrea in un'antica farmacia a Trisulti, che si trova vicino Frosinone praticamente, no? E lì proprio andando a visitare questa vecchia farmacia, il pavimento c'era raffigurato proprio la descrizione farmacon veleno. Quindi mi sembra giusto, come farmacista, come avvelenatore, parlare quest'anno di questo, perché mi dispiace che si parla tanto di cibo industriale, di danni da cibo, non si parla da danni da farmaci. Adesso nel 2015 è stato un lavoro molto importante fatto sugli inibitori di pompa protonica e si è visto che aumentano dopo un paio di anni il rischio del 38-40%, il rischio di Alzheimer, demenza. Anche la metformina, che sembrava aver risolto i problemi del diabete, è stato visto che dà malassorbimento con la vitamina B12. Quindi diciamo che anche per quanto riguarda gli antibiotici, l'antibiotico resistenza, è stato dichiarato che nel 2050, se continuiamo così, è uno studio inglese, morirà una persona ogni 3 secondi per la resistenza proprio degli antibiotici e ai farmaci. Certo, sembrerebbero dei messaggi piuttosto importanti, anche perché oggi si fa un uso a volte purtroppo spropositato, ma anche indiscriminato, non appropriato il più delle volte sui farmaci, per cui una razionalizzazione dell'impiego secondo me è un messaggio forte che bisogna dare. Naturalmente questi sono dati che vengono fuori dalla letteratura, da una review di quelli che sono i dati appunto degli effetti indesiderati, chiamiamoli così in senso lato. E quindi noi veramente la ringraziamo per aver un pochino acceso un po' la problematica, perché va fatto in maniera sempre più concreta, in maniera sempre più vigilante. Dovrebbe esserci la farmacovigilanza che dovrebbe appunto darci questo tipo di riscontro. Comunque la ringraziamo per questo. Grazie. A questo punto ci piace intervistare il dottor Tommaso Stasi, geriatra, il quale appunto ci potrà un po' illustrare quali sono le criticità di una nutrizione sana, e dando così possiamo definire delle pillole di salute sulla scelta corrente degli alimenti, dicevamo poco fa, dalla pediatria in su. Ecco, questo confine tra pediatria e geriatria, poi per quanto riguarda l'alimentazione, se vogliamo, è assolutamente un po' un file molto tenue. Prego. In realtà era inteso da 3 anni a 100 anni. A 100 anni. Perché non ci sono grosse differenze nell'alimentazione del bambino che ha superato i 3 anni e di tutte le altre età fino all'età geriatrica. L'intervento di questa sera spero, servirà a chiarire alcune credenze sbagliate che si hanno, alcune diatribe che ci sono fra diversi nutrizionisti riguardo a certi alimenti. Alcuni vengono ingiustamente demonizzati. Il latte, per esempio, non c'è un solo tipo di latte, ce ne sono tanti tipi. Alcuni giustamente devono essere demonizzati, altri no. I formaggi lo stesso, esistono formaggi di prima categoria, diciamo così, di seconda scelta, di terza scelta. È bene sapere guardare le etichette. Su ogni etichetta è scritto, parlando del formaggio, che è uno degli alimenti più demonizzati oggi, prodotto precedentemente congelato, mai comprare quello, oppure prodotto ottenuto con latte rivitalizzato, rigenerato, latte in polvere che viene comprato nei paesi dell'est a un prezzo bassissimo, ha un peso inferiore perché viene tolta l'acqua, viene trasportato un tir e da un tir fanno 2 tir di latte, però chiaramente di bassa qualità. Ciò che si fa con un alimento di bassa qualità è
risulta un elemento finale di bassa qualità. Noi siamo ciò che mangiamo, lo diceva negli anni Ludwig Feuerbach nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento. Molti nutrizionisti contestano questa no, invece no, ma anche gli animali sono alcuni ciò che mangiano. E le carni, un altro argomento molto contestato. Non tutte le carni sono uguali, esistono differenze sostanziali in base all'alimentazione che ha avuto l'animale durante il periodo dell'allevamento. Un altro diceva, tanto tempo fa, molti più anni fa, si chiamava Ippocrate di Cos, cioè fai che il tuo cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo, introducendo un argomento attualissimo che oggi si chiama nutriceutica, nutraceutica, cioè curarsi con il cibo. C'è uno studio scientifico che verrà, che non si può dire tutto in due minuti qui, che citerò, importantissimo, che ci fa capire chiaramente quali sono le relazioni fra un'alimentazione sbagliata e l'insorgenza di malattie, anche le peggiori, la patologia tumorale. Esiste anche una scienza nuova che è la nutrigenomica, importantissima, perché il nostro stile alimentare può modificare i nostri geni. Farò un accenno anche di questo in sala ed è importantissimo. Quindi una volta si diceva, in poche parole, empiricamente, questa sera la mia cena è stata leggerissima, il giorno dopo ci svegliamo con un'energia incredibile, ci ho mangiato poco, mi sento bene. Adesso abbiamo le prove per dimostrarlo, le dirò poi durante la chiacchierata che seguirà. Bene, vi ringraziamo veramente per i vostri messaggi, che sono sempre importanti, interessanti da rivalutare, da rivedere anche come concettualità di massa. Grazie ancora. Continuiamo nelle nostre interviste. Abbiamo parlato di cibo, interferenza cibo e farmaci, veleni del terzo millennio. Abbiamo parlato di nutrizione sana con consigli su un'alimentazione corretta appunto per tutta l'età. Il latte materno diventa un argomento principe per quanto riguarda l'ambito pediatrico e quindi ci piace così intervistare la collega Concetta Gambina, pediatra, il quale ci dirà dell'importanza di somministrare il latte materno nei primi mesi almeno di vita. Prego. Da un po' di anni a questa parte l'allattamento al seno è una metodica che è andata a calare dovuta a vari fattori e praticamente questo ha comportato un abbassamento della capacità di difesa dei bambini, perché chiaramente il sistema immunocompetente ha reagito in maniera differente rispetto a quando il bambino veniva allattato esclusivamente al seno materno. Però da un po' di tempo l'OMS e l'UNICEF hanno reagito a questo stato di cose e hanno sensibilizzato i governi del mondo creando un codice che detta le regole per la prevenzione della salute del bambino. Il codice ha valore universale e in quanto tale viene applicato in tutto il mondo, però chiaramente ci sono dei paesi che lo applicano di più e paesi che lo applicano di meno. In ogni caso la mia professione di pediatra mi ha portato ad una sensibilizzazione in questo settore, per cui il mio lavoro quotidiano è questo, sensibilizzare le mamme affinché possano allattare i loro bambini, perché il latte, essendo un fattore epigenetico, incide sulla salute del bambino attraverso una maturazione fisiologica del sistema immunocompetente ed inoltre attraverso l'allattamento al seno materno si stabilisce un rapporto molto intimo tra la madre e il bambino che fa sì che il bambino acquisisce fiducia in se stesso e quindi anche nel mondo e diventa un adulto sano, e responsabile e fiducioso di sé e del mondo. Potresti dare anche un messaggio di tranquillità per quanto riguarda la somministrazione appunto nei primi mesi del latte materno, per quanto riguarda le opinioni un po' distorte che vengono fuori sulle intolleranze future per il latte dei bambini, no, o non altro esiste. Che poi ci non sono delle dicerie che appunto infatti al latte materno non esiste infatti, perché il latte materno è specie specifico e individuo specifico. Si sono riscontrati addirittura nel latte materno si è riscontrato
la presenza di 700 specie diverse di batteri che rappresentano la flora batterica del latte materno. Questi 700 batteri sono stati ritrovati nella boccuccia del bambino, quindi sulla sua mucosa. E quindi si pensa che ci sia uno scambio fra la madre, fra il latte della madre e il bambino, e dal bambino alla madre. E come tale il latte materno è una cosa che viene vissuta intensamente da due individui che sono innamorati già prima di conoscersi, la madre e il bambino. Bene, con questi messaggi assolutamente rassicuranti, importanti da questo punto di vista, vi ringraziamo per l'ascolto.